tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale di un nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere la nostra nuova box. Vai Birillo, esponencela. Billet Box, eccola qua, DNA 60. Adesso andremo a rigenerarla, farla vedere da vicino, poi prova di svapo e considerazioni finali. Eccola qua, ora andremo a far vedere il packaging della Billet Box. Allora, al suo interno, togliamo il tappo, la troviamo custodita nel nylon e con diversi pezzetti. Allora, le riduzioni per le resistenze della Spire Nautilus, le riduzioni per la resistenza della Kangertech e diversi pezzi di ricambio. Ci sono due vitine per il serraggio della coil, due guarnizioni per il tank e altre guarnizioni. Ora andiamo a farvi vedere la box. Anche il laccetto per la batteria, la possibilità di tirare via bene la batteria. E la box, noi l'abbiamo presa sul grigio, un grigio dorato, bella, con i sportellini in carbonio. Ricordiamo che questo qua è DNA 60, con il boro e l'atomizzatore rigenerabile. Ora andiamo a far vedere come rigenerare il boro della Billet Box e facciamo una prova di svapo per vedere come funziona questa box DNA 60. Ok, ora siamo qui a far vedere come abbiamo rigenerato l'atomizzatore che è all'interno della box. Allora, abbiamo fatto una resistenza 5 giri sulla punta A2, praticamente è come una torretta del Kaifun. Abbiamo cotonato per bene, ora andiamo a bagnare, a inizializzare bene la resistenza, andiamo a collocarla all'interno del boro. Allora, ora la bagnerò con il liquido del santone dello svapo MK Ultra, aprilo Gabri. Allora, e poi faremo vedere come va posizionato per bene al suo interno dentro al boro e l'atomizzatore. Allora, ci diamo una bagnatina per bene sopra, una bagnatina nel buchettino di qui, una bagnatina nel buchettino di qui, ancora un pochino di liquidozzo, almeno è bella bagnata. E ora lo andiamo a posizionare. Allora, chiudere con questo atomizzatore per bene. Ok, e questo è chiuso. Poi lo andiamo a inserire all'interno del boro, lo fissiamo dentro e lo portiamo in fondo per bene. Ok, posizioniamo bene l'aria che ha dei foretti, 4 foretti. Ok, posizionato bene. Ora mettiamo al suo interno il camino dell'armisticchio, lo posizioniamo e lo andiamo a inserire all'interno dell'atomizzatore spingendo bene. Ok, è bello chiuso. Ora mettiamo il suo vetrino del boro. Allora, come si inserisce? Dal fondo lo inseriamo, lo portiamo così e ci facciamo il refill, lo refilliamo per bene. Che sale il liquido, lo portiamo a questa altezza e poi lo andiamo a chiudere. Ok, il vetro è bello chiuso. Ora facciamo una prova tirando da sopra per vedere se perde. L'aria è regolata e lo andiamo a mettere all'interno della box e a chiuderla. Allora, faccio la prova
non perde, lo inserisco all'interno della box, così metto sopra il suo fermo, che poi è quello che tiene il drip tip. Allora lo infilo per bene e lo vado a chiudere. Io lo chiudo con questo. Ora mi devo tirare su, perché lo voglio mettere bene, non mi si infila. Ok, l'ho inserito nella sua sede, lo giro, si può usare una monetina da un centesimo, lo stuzzicadente, si possa usare tante cose. Io mi torno bene con questo, che lo riesco a chiudere bene. Ora inserisco la batteria, che la inseriamo più verso il basso e meno verso l'alto. Allora, prima infiliamo il più verso il basso e poi spingo la batteria al suo interno, schiaccio il tasto e si accende. Allora, è venuta una resistenza da 0,96. Ora abbasso un pochino, la rodo un pochino, a 16 watt, così mi sembra che va tutto bene. Ora inserisco il drip tip, il suo sportellino, e ora andiamo a fare una prova di svapo. Eccoci arrivati alle conclusioni finali, e ricordiamo che questa box qua si può trovare da Svapo Caffè, Marina di Carrara, Molicciara e La Spezia, andatela a trovare. Allora vai Gabri, fai la prova di questa boxetta, un gioiellino. La resistenza è venuta, rodandola, quanto è? Si è abbassata un pochino, 0,95 a 19 watt, va bene. Sì, a 4,2 di... funziona bene con l'MK Ultra, sua morte per me è spettacolare, cioè si prende un 10 a mani basse, mi ci trovo da Dio. C'è il DNA 60 originale, fotonica, è una droga. Poi senti il gusto che non sento da nessuna parte. La batteria ti porti via per tutto il giorno di batteria, se sei uno che svappa da tanto, ti dura. Allora, dalla taverna dello svappo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo il canale su Instagram e su Facebook, veniteci a trovare. Ciao!